Alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, è l'inglese Clarence Bicknell che nell'entroterra di Ventimiglia, nelle Alpi Marittime, documenta le incisioni rupestri del Montebego, in particolare nella Valle delle Meraviglie. Nel 1927 Pietro Barocelli, funzionario della soprintendenza del Piemonte e della Liguria, imposta la prima campagna sistematica di documentazione e calco di queste incisioni, più o meno nello stesso periodo in cui avvierà, attraverso l'Istituto d'Antropologia, la campagna di documentazione in Val Camonica. È il momento quindi in cui c'è una grande attenzione alle incisioni rupestri dell'arco alpino e quelle del Montebego sono riconosciute per prime fra le più antiche proprio per le raffigurazioni di pugnali che le datano fra l'età del rame e l'età del bronzo. Quando Pietro Barocelli diventerà direttore del Museo Pigorini, del Museo Nazionale, cercherà di documentare all'interno del museo, grazie ai calchi di Carlo Conti fatti negli anni 30, proprio le principali rocce del Montebego, fra cui questa stele, detta la stele del capo tribù. L'interesse di questo calco è proprio per la buona documentazione riportata di una roccia che si è molto danneggiata nel tempo, tanto che nel 1998 l'autorità francese, perché nel frattempo la zona dopo la Seconda Guerra Mondiale è passata sotto la Francia, l'autorità francese ha disposto la rimozione della roccia sostituita in posto con un calco e l'originale attualmente al Museo di Tenda. Qual è l'importanza di questa stele? Innanzitutto, collochiamola cronologicamente nell'età del rame, intorno alla metà del terzo millennio avanti Cristo. Sulla roccia vedete raffigurata inizialmente una composizione d'armi, come è caratteristica di questo periodo e di questa tipologia di incisioni, ma questa composizione d'armi viene progressivamente trasformata per creare un personaggio, prendendo proprio delle armi che erano presenti e dei bucranei, delle teste di bue, un personaggio che ha una pettorina con un'immagine di una testa di toro, simbolo del dio delle tempeste, e è colpito alla testa da un pugnale che esattamente con la punta gli entra nella testa. Ebbene, questo personaggio è molto curioso perché è stato definito così, capo tribù, definizione che è rimasta tradizionale per indicare questa stele, ma questo personaggio è talmente curioso che addirittura, secondo la tradizione, il santo patrono di Tenda, San Dalmazzo, viene ucciso con un colpo di spada alla testa, come se in qualche modo ci fosse un riferimento popolare tradizionale a questa figura o al mito che sta dietro questa figura. Va detto che con i pugnali dell'età del rame era estremamente difficile creare delle lesioni tali da perforare la calotta cranica perché la lama non era abbastanza dura, quindi è evidentemente una simbologia forse legata proprio all'idea del fulmine. Io sono Filippo Gambari, sono il direttore del Museo delle Civiltà, sono un archeologo specializzato in preistoria.